Audio Jungle. La mia esperienza è un pochino particolare in quanto sono venuto a conoscenza di questa condizione di diabetico. Non la voglio chiamare malattia perché non mi piace essere malato, non mi sento malato sinceramente. Non avevo ben chiaro che cosa fosse, credevo che si diventasse diabetico, però automaticamente credevo che si potesse guarire da questa condizione. Ben presto ho capito che bisognava conviverci. Sono riuscito a mettere su una famiglia, ad avere una bellissima bambina. Sono sempre stato una persona abbastanza attiva, e quindi ho sempre fatto un sacco di sport, e quindi questa era la cosa forse più divertente, insomma. Il mestiere di ingegnere in Formula 1 è costituito da due cose, cioè la tecnica, e quindi riuscire a costruire, a inventare qualcosa che magari non esiste per far andare sempre più forte, in questo caso una macchina da corsa. E nello stesso tempo c'è la parte sportiva, e quindi ti devi impegnare per fare in modo che la tua macchina e il tuo pilota vadano sempre più forti. Ci sono momenti in cui la concentrazione diventa difficile, e altri momenti in cui invece sei molto attivo per qualche motivo, e quindi riesci ad avere anche una creatività che prima magari non potevi provare. Chiaramente il riuscire a ottenere dei risultati, pur essendo diabetico, è stato ancora, sottolinea ancora di più questa mia volontà di riuscire a superare questa condizione e riuscire ad arrivare a raggiungere gli obiettivi indipendentemente da questo stato. Una volta che ti imponi di in qualche modo controllare l'alimentazione e in qualche modo fare attività fisica e associare a questa l'assunzione di farmaci, ti rendi conto che poi la vita rimane quella di prima, e quindi credo che da quel momento lì poi riesci a superarla. Sono Luca, sono un ingegnere della Ferrari, lavoro in Formula 1 e sono diabetico di tipo 1. Fa anche rima.